l'orizzonte per spingerti al di là, per scoprire. L'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, agli onori della cronaca, per un caso di buona sanità. Vittorio Nocenzi, storico pianista del Banco del Mutuo Soccorso, si sveglia dal coma e vuole ringraziare fortemente i sanitari della struttura di Vallo della Lucania che gli hanno salvato la vita. È il momento graditissimo dei ringraziamenti, scrive l'artista sulla sua pagina di Facebook. Dopo questa mia ultima performance sciagurata, grazie anzitutto ai medici, al personale dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania che mi hanno ripreso per i capelli. Grazie ai medici, agli infermieri, ai fisioterapisti, tutte persone fantastiche del Policlinico Gemelli di Roma che per tanti e lunghi giorni mi hanno assistito e curato con pazienza, professionalità e umanità. Grazie agli altri degenti, ai quali vanno i miei più forti auguri di pronta guarigione per la solidarietà e l'amicizia dimostratami. Grazie a tutti gli amici e tutti i fans che mi hanno mandato un segno del loro affetto. Sono stati così tanti che la cosa mi ha davvero commosso. Grazie inoltre a tutti gli amici di Pisciotta che mi hanno dimostrato una vicinanza speciale. Grazie a mia moglie e ai miei tre figli che ho tanto spaventato e che mi hanno tanto confortato in questi giorni. Per la prima volta nella mia vita le parti si sono invertite. I figli hanno fatto squadra con la madre ed ero io il protetto, il coccolato. Vittorio Nocenzi nello scorso mese di luglio è stato colto da emorragia cerebrale mentre era in vacanza nella sua casa di Pisciotta. È stato prontamente ricoverato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania prima di essere trasferito al Gemelli di Roma.